La pace nel Mediterraneo, l'acqua un bene da coltivare insieme. Questo è il titolo del convegno che si tiene oggi al Cinema Grillo, dove interverranno importanti esponenti del mondo politico nazionale ed internazionale. Oggi un convegno che riguarda l'acqua come elemento di pace nel Mediterraneo e di unione fra i popoli. Ad oggi quanto è possibile ritenere l'acqua come questo elemento? È possibile, oserei dire, è stato da sempre possibile. Non starò qui a sottolineare l'esigenza indispensabile che ogni essere umano ha dell'acqua, e dunque oggi quello che noi tentiamo di fare è di sottolineare come Rotary International il valore di questo bene, con l'attenzione che il Rotary è solito riservare ai grandi temi dell'umanità. Non è un mistero per nessuno che con ogni probabilità nell'arco di 3 anni il Rotary dovrebbe vincere la propria battaglia contro la polio, per l'eradicazione della polio dalla terra. Allora siamo in cerca di una tematica nuova che sostituirà quella della polio dopo che il successo verrà conseguito, e certamente fra i grandi temi prediletti dal Rotary e dai suoi 1.200.000 aderenti in tutto il mondo non può che esservi l'acqua. Nel Mediterraneo questa tematica è particolarmente importante per i problemi che abbiamo tutti dinanzi agli occhi, problemi che accomunano in particolare le popolazioni rivierasche dell'Africa settentrionale e della Sicilia. Allora il distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta cerca di farsi cerniera fra queste due realtà, così da prendere in considerazione, nella più seria considerazione possibile, un problema che viene, ahi noi, condiviso fra popoli così vicini e dunque accomunati dalle stesse problematiche. Qual è il messaggio che dal convegno di oggi fa partire questo processo di sensibilizzazione? Abbiamo problemi comuni, li dobbiamo affrontare e possibilmente risolvere con tolleranza, capacità di fare sinergia, condivisione delle metodiche. Allora il Rotary offre il sostrato ideale per questo genere di progetto. Noi non siamo un'associazione di ingegneri idraulici, se lo fossimo offriremmo pure il sostrato tecnico. Noi offriamo il sostrato ideale, la capacità di intenderci con altre persone di altri continenti, di altri paesi, e quindi abbiamo una marcia in più per poter combattere avversari comuni come quello della mancanza d'acqua o di un'acqua sempre meno pura che scorre nelle condutture pubbliche dei nostri paesi, o di un'acqua sempre più bene raro ai fini dell'agricoltura. Oggi un convegno sull'acqua come elemento fondante per l'integrazione dei popoli del Mediterraneo, un problema che adesso è comune anche a noi, oltre che ai popoli delle zone rivierasche. Qual è il Cosa c'è in progetto per cercare di contravvenire a questo problema? Il problema dell'acqua è il problema di sempre, con una enorme emergenza che in questo momento si va connaturando in tutto il territorio e africano e mediterraneo. Io ricordo un incontro che ebbi con il ministro dell'agricoltura del Senegal alcuni anni fa, quale mi diceva che 3 sono i problemi dell'Africa. Le première c'est l'eau, le deuxième c'est l'eau, le troisième c'est l'eau. Quindi il problema dell'acqua è assolutamente una emergenza, non più una priorità. I comitati interpaese e i Rotary soprattutto si stanno operando e si stanno adoperando per risolvere questo problema. Ci parla del progetto Risorsa Idrica all'oro del XXI secolo. L'oro del XXI secolo, non voglio bruciare l'intervento che mi accingo a denunciare a tutti gli amici che sono in sala, è sempre stato da sempre il problema dell'umanità. Pensate che il termine rivalità, che indica contrasto, indica opposizioni, deriva proprio dal latino rivalis,
che intende descrivere la conflittualità di tante tribù che cercavano di conquistarsi le rive dei fiumi, proprio perché lì poteva nascere l'economia per il paese.